Bentornati nel mio canale, un saluto a tutti e oggi proseguiamo i miei viaggi, la possibilità di raccontare quello che sono state le mie esperienze di viaggio attraverso un paese molto interessante che è l'Iran. Il titolo di questo video lo vedete sovraimpresso, è un Iran inaspettato. Inaspettato perché? Perché rispetto all'idea che esternamente ci si fa di questo paese, in fondo, nel momento in cui ci si viaggia, la prospettiva cambia di parecchio e ci si fa un'idea molto più aperta e tutti quegli schemi mentali, che sorgono un po' dalla televisione, un po' dalla politica, un po' dalle tensioni internazionali, sciolgono in realtà quello che la gente comune, il singolo individuo, mostra in una modalità completamente diversa. Ma andiamo con ordine, man mano che scorreranno le immagini, sarà più facile comprendere il perché di questo racconto. Innanzitutto collochiamo il paese nella giusta area. L'Iran si trova in un'area molto calda del mondo perché a nord confina col Turkmenistan, poi a est abbiamo l'Afghanistan, il Pakistan, a sud è bagnato dal Golfo Persico e poi abbiamo a est, a ovest l'Iraq, abbiamo poi la Turchia salendo, l'Armenia e l'Azerbaigian, e per un tratto sfocia anche nel Mar Caspio. Quindi questo paese che si trova in questa zona così importante del mondo e comunque anche in un luogo della terra che ha visto una storia molto forte, molto importante, chiaramente la associamo a quella dell'impero persiano, ma di cui potremmo dire molto di più. Ora, perché l'Iran? Punto numero uno. E quando? Il viaggio in Iran è stato fatto nel 2016, era un viaggio di gruppo, non era un viaggio individuale, perché comunque è un paese non molto semplice, almeno al primo approccio, però tuttavia non ha impedito la possibilità di comprenderne molte delle caratteristiche, degli aspetti culturali e soprattutto anche dell'architettura, che è un aspetto che molto mi appassiona, e l'itinerario che era stato previsto partiva dalla capitale Teheran, passava da Qom, poi Kashan, Isfahan, Meibod, Yazd, poi da Shiraz, a cui si segue a breve distanza anche Persepoli. Bene, questo è il tracciato degli spostamenti. Partiamo con la prima immagine. Questa immagine è interessante anche sotto un aspetto storico. Intanto è una delle strade centrali di Teheran. Il viaggio partiva proprio da qui. Uno degli elementi che colpiscono all'osservazione è: di sfondo abbiamo dei monti innevati, che poi vedremo in altre immagini, che sono i monti Elburz, e questi monti sono, nonostante noi ci collochiamo in un'area del mondo molto più a sud, sono dei monti innevati e dove gli iraniani stessi, nei fine settimana, se hanno la possibilità economica, salgono per fare le escursioni o addirittura per andare a sciare, perché effettivamente ci sono anche delle strutture e il tutto lo permette. Mentre nella parte destra vediamo un edificio molto alto che, se non sbaglio, un anno fa ha subito un devastante incendio di cause, credo siano state un problema interno ad uno dei circuiti. Questo edificio è incendiato, è partito al fuoco e sono morti diversi pompieri proprio perché poi l'edificio è collassato ed è crollato. Quindi è stata un'immane tragedia,
da questo punto di vista. Però guarda caso, nell'immagine lo ritroviamo senza sapere che poi, a distanza poi di mesi, sarebbe successo qualcosa di importante in questo luogo. La capitale Teheran di per sé è un luogo, sì, caotico, un po' come lo sono molte di queste città medio orientali, ma una città anche piuttosto moderna. Moderna perché uno si aspetta una visione dell'Iran, insomma, molto decadente, molto da terzo mondo. Sì, Teheran non è una città bellissima, a dire il vero, gli edifici sono un po' cupi. Sono un po' decadenti, probabilmente anche perché il paese comunque soffre da parecchio tempo le sanzioni economiche, l'impossibilità ad avere un import di prodotti, in maniera libera, quindi comunque è in sofferenza e ci sono anche dei problemi con i tassi di disoccupazione che affliggono i giovani, nonostante sia un paese con un alto grado di istruzione, perché molti dei giovani vanno all'università e hanno un buon grado di cultura. Comunque le strade di Teheran chiaramente hanno un'impronta di un paese islamico. Abbiamo nelle varie fasce orarie il muezzin che canta, richiama alla preghiera un po' tutti i fedeli, perché chiaramente è un paese islamico molto osservante e di fede sciita. Perché bisogna sempre dire che nel mondo c'è una divisione principale a livello religioso tra sciiti e sunniti. Gli sciiti, come in questo caso l'Iran e alcuni paesi del Medio Oriente, gli sciiti hanno in realtà un riferimento, una guida spirituale che è l'Ayatollah. Una volta era Khomeini, adesso è Khamenei, ma l'Ayatollah è l'equivalente del Papa. Possiamo dire, mentre i sunniti non hanno una guida centrale, tutto è demandato un po' alle singole comunità anche nell'interpretazione del Corano. E una cosa stupefacente che uno non si aspetta in un paese come l'Iran è anche la presenza del bike sharing, di questo sistema che permetteva, qui siamo sempre a Teheran, la possibilità di poter prendere la bicicletta e di utilizzarla nelle varie parti della città. Altra cosa che viene detta, si è sempre detto in alcuni, tipicamente questo emerge molto da alcuni dei film un po' più vecchi degli iraniani, in cui c'è anche un divieto per le donne di poter andare in bicicletta perché non viene vista come una cosa molto positiva. In realtà, questo, ma come tanti altri tipi di obblighi più o meno stringenti alle regole comuni, ci sono soprattutto nelle aree più rurali. Nella città tutto è molto più lasciato andare, molto più libero, e quindi determinati tipi di regole non ci sono. O comunque è un problema molto relativo. Anche nell'ambito, per esempio, dell'educazione delle scuole, chiaramente viene mantenuta una stretta separazione, perché la tradizione vuole questo. Le bambine, come in questo caso, portano tutto il velo e tutte le donne portano il velo, a dire il vero. Quando anche una turista scende dall'aereo, l'obbligo è quello di portare l'hijab, come viene chiamato. Però il velo islamico che viene portato non è un velo di un'osservanza molto rigida, come in questo caso, magari sarà una scuola più tradizionale, ma vedrete molte delle immagini in cui le donne lo portano molto più libero, che è una delle mode tipiche del paese iraniano, di questo paese. E in questa scuola, vabbè, vedete qui una scolaresca che passa, la cosa che colpisce di più è quanto la popolazione, anche di giovani e anche di anziani, sia aperta nei confronti dei turisti, di chi arriva, nonostante nella loro storia, nella loro percezione storica, gli stranieri hanno invaso, hanno sfruttato le loro risorse, e le hanno utilizzate. Quindi in realtà gli occidentali, sotto certi aspetti, non dovrebbero essere del tutto ben visti.
Ma questo è vero probabilmente più da un punto di vista politico che da un punto di vista individuale. Il turista viene visto come una persona che apporta ricchezza, ma soprattutto c'è una grande apertura, in senso generale, una grande curiosità di sapere da dove provieni, di poter parlare, di conoscere il tuo paese. E le bambine stesse che passano, ti salutano, proprio con questa voglia di mantenere un filo conduttore, un contatto con gli altri. Questi episodi saranno ripetuti e frequenti. E questo edificio, qua siamo nel palazzo che storicamente era dello Shah, la residenza dello Shah a Teheran, è un edificio che presenta delle grandi particolarità, ad esempio questa piastrellatura che nel nostro caso ci ricorda alcune delle ceramiche italiane, o per esempio le ceramiche di Caltagirone, per chi ha visitato la Sicilia, con questi colori molto fioriti, però comunque con delle rappresentazioni non astratte. Questo è anche un aspetto poi di cui parleremo. Una delle caratteristiche proprie dello stile persiano, soprattutto sviluppatosi soprattutto tra il 700 e l'800, è questo dell'utilizzo degli specchi. Si dice, la tradizione dovrebbe dire che l'utilizzo degli specchi in questo modo, appiccicati proprio in tutte le pareti e quindi creando un effetto scintillante di riverbero della luce in maniera evidente, che dico sinceramente è anche un po' pacchiano, è un po' troppo appesantito rispetto alla bellezza classica delle varie moschee, per esempio. Comunque, questo tipo di effetto, seppur stupefacente, anche un po' pesante, ma deriva, ci ha raccontato la guida, da un carico di specchi che proveniva dall'Italia, probabilmente da Venezia, che si ruppe e non sapendo come riutilizzarlo, presero i singoli tasselli e li riutilizzarono con questo effetto che poi è stato applicato proprio come stile all'interno di molti degli edifici, dell'Iran. Ecco, questa è una delle sale, che ha questo effetto. È chiaramente molto scintillante, però appesantisce parecchio quello che è la visione. Sì, è stupefacente. Un effetto di stupore lo crea chiaramente, però garantisco che è forse un po' troppo appesantito da questo punto di vista. E qui un'altra parete completamente ricoperta di maiolica all'interno di questo edificio. E qui siamo per strada. Per strada chiaramente si nota subito la differenza anche di interpretazione di quello che sono le regole del Corano, o l'interpretazione della tradizione proprio musulmana, perché chiaramente le donne più anziane portano un velo integrale, si coprono totalmente, un velo nero, molto più tradizionaliste, mentre le donne più giovani portano il semplice hijab, che comunque è obbligatorio, però vestono molto più alla moda, sono molto più libere, molto più aperte. E poi gli uomini che rigorosamente non portano la cravatta, per quanto abbiano la giacca, la camicia, non portano la cravatta perché la cravatta viene considerato un simbolo dell'Occidente, un carattere distintivo proprio dell'Occidente. Questo è un signore anziano che potrebbe essere un signore che vediamo anche nel nostro sud d'Italia, con questo tipo di abbigliamento. E questo è invece l'abbigliamento di una tipica ragazza di Teheran. Vedete questo hijab portato molto aperto che mostra i capelli, e un'eleganza propria delle donne iraniane che è davvero notevole, incredibile. Hanno molto fascino, molto charme e lo si nota, lo mostrano. Che è in netto contrasto poi con la mancanza in realtà di charme o di stile da parte degli uomini, che sono, devo ammettere, esteticamente, anche nel modo di vestire, sono molto più brutti. Le donne sono veramente un altro tipo di livello.
Questo edificio che vediamo è uno degli edifici, è il museo di Teheran. E ho fatto questa foto nel dettaglio perché lo stile che richiama, lo stile architettonico che richiama questo edificio è chiaramente lo stile classico persiano. Con tutto questo, con questi bassorilievi, con queste rappresentazioni. Chiaramente una cosa che faccio notare è come ogni popolazione che ha una sua caratteristica architettonica tradizionale, poi la esprimerà anche nell'epoca successiva moderna. Quindi, come noi siamo abituati ad avere gli edifici con una serie di decori che richiamano lo stile greco dei templi o delle costruzioni classiche, che poi ha pervaso totalmente quello che è per secoli la costruzione degli edifici, soprattutto in Italia, così abbiamo qui in Iran in alcuni tipi di volontà di richiamo alla tradizione, anche se la maggior parte degli edifici hanno uno stile prettamente moderno, insomma, un po' una semplicità alla Le Corbusier, possiamo dire. Qua ci troviamo all'interno del museo archeologico di Teheran. È molto interessante questo tipo di museo, per quanto poi l'esposizione non sia così estesa come ci si potrebbe aspettare, perché molti dei pezzi migliori, a dire il vero, se li sono presi gli occidentali. Però qui vediamo una scolaresca che è in visita all'interno del museo e l'insegnante che sta spiegando le varie parti del paese, la geografia del paese. Qui notiamo l'ordine delle scolaresche, in questi paesi dove c'è un marcato accento più tradizionale in quello che è l'educazione, devo ammettere che si nota una differenza proprio di compostezza rispetto alla svogliatezza, al disordine, alla confusione fatta dalle scolaresche nostre. E qui abbiamo un primo rilievo, un basso rilievo che proviene da Persepoli. Questo basso rilievo ci mostra un aspetto molto importante, che poi comunque molti di questi bassi rilievi li rivedremo quando parleremo di Persepoli. In questo basso rilievo si nota lo Shah, il re dei re in realtà, che ha in mano un fiore di loto con il bastone regale, subito di dietro abbiamo il figlio, sempre col fiore di loto, e ancora lì dietro abbiamo gli immortali, le guardie del re. E davanti, oltre alle due guardie, abbiamo un soggetto che si prostra davanti al re con questa mano davanti alla bocca. Che è un gesto di saluto, un gesto di riverenza ed è un gesto che i greci, quando arriverà Alessandro Magno alla conquista della Persia, riutilizzerà adattandola ai costumi locali, adattandosi ai costumi locali, lo utilizzerà nel suo regno. Questa cosa, questo utilizzo di questo gesto verrà visto in maniera fortemente negativa da parte degli ellenici, i macedoni, diciamo, i conquistatori macedoni, perché secondo loro è la perdita della loro tradizione per l'acquisto di tradizioni altrui che nulla hanno a che fare con i costumi locali. Ma in realtà questa rientra un po' nella logica che era di Alessandro Magno di avere la volontà di un regno che diventi. Che si plasmi anche in funzione delle popolazioni locali e che diventi un qualcosa che abbracci un po' tutti, che inglobi un po' tutte le culture. In questa statua, invece, abbiamo un bassorilievo con dei geroglifici. I geroglifici chiaramente derivano da quando ci fu la dominazione persiana nell'Egitto,
cui chiaramente anche i persiani hanno acquisito una parte di quello che sono la cultura, le conoscenze, e questi sono tutti i vari regni che sono descritti in geroglifico. Infatti, vedete qui in questa immagine, attraverso i geroglifici vengono rappresentate tutte le regioni del grande impero persiano, che veramente abbracciava delle regioni incredibili, come vedete la Persia, la Media, Elam, che è la zona sostanzialmente vicino alla Palestina, la Partia, la Bactria, che già siamo più in Oriente, la Sogdia. La Corasmia, siamo sempre nella zona vicino all'Uzbekistan, una parte dell'India, la Nubia, siamo già nelle regioni dell'Africa, la Libia, l'Egitto, l'Arabia, la Siria è una parte dell'Iraq, la Cappadocia, dove siamo già, e la Lidia, siamo già nella zona della Turchia, l'Armenia e la Babilonia, che chiaramente è la zona dell'Iraq. Questi cartelli sono quasi onnipresenti perché poi mostrano l'onnipresenza di chi poi gestisce il potere nel paese, che sono gli Ayatollah. Onnipresente l'immagine di Khomeini e chiaramente presente anche quella di Khamenei, seppur l'importanza, la forza morale, la forza anche storica di Khomeini è quella che è più evidente in senso generale, mentre Khamenei già è una figura che viene dopo, che comunque subisce molto la grande forza caratteriale del primo Ayatollah del paese. Qui ci siamo spostati, siamo andati via da Teheran e andiamo in una città molto importante proprio per questo paese, che è Qom. L'importanza di Qom risiede nel fatto che era la città di Khomeini. E in questa moschea che noi vediamo, perché c'è da dire che Qom è una città che non ha nulla di particolare, salvo questa moschea, che è un centro culturale molto importante, dove appunto Khomeini faceva i suoi sermoni, da dove poi praticamente è partita la rivoluzione iraniana. Questo luogo, che dovremmo definire come il più estremo, in realtà è comunque molto accogliente. Chiaramente le regole dell'Iran presuppongono che le donne, oltre a essere già coperte per come sono, si coprano con un ulteriore velo, non possono dare la mano agli uomini, almeno all'interno della struttura della moschea, per una forma proprio di distacco, e camminano, entrano. Quando si entra dentro una moschea, vanno in una zona separata, quindi gli uomini pregano con gli uomini, le donne con le donne. Questa è una rigida separazione, ma anche un po' in tutte le moschee avviene questo. E questi sono i decori meravigliosi di questa moschea, tipicamente sciita, poi lo vedremo per quale ragione dico questo. Questo è un religioso, c'è anche una distinzione propria dei vari livelli a cui sono arrivati i vari religiosi, se il cappello, il copricapo è bianco oppure nero. Perdonatemi, non mi ricordo più la distinzione tra i vari colori, ma comunque c'è una netta distinzione proprio sotto un aspetto proprio gerarchico, sotto questo punto di vista. In questa immagine notiamo il copricapo, che è tipico degli arabi, se vogliamo dire, però un arabo in realtà dovrebbe essere un sunnita. In questo caso è uno sciita, però chiaramente quest'uomo potrebbe provenire da altre aree, per esempio della penisola arabica, per esempio c'è lo Yemen, che è una zona che ha un carattere prevalentemente sciita.
Quindi, in base anche alle varie aree del Medio Oriente, comunque puoi rientrare in un carattere arabo in termini di costumi, però magari essere uno sciita come religione. Ecco quello che dicevo, riguardo alle moschee sciite. La moschea sciita in genere, o comunque a carattere, più che altro in stile persiano, in stile iraniano, praticamente presenta i minareti, non sono staccati o in altre zone. Molte volte nelle moschee, per esempio quelle turche, sono o sganciate rispetto all'edificio principale, o messe ai bordi. In questo caso la caratteristica tipica architettonica è quella di averle nella parte anteriore. In questo arco a ferro di cavallo abbiamo praticamente l'aiwan, che è questo ingresso che ti porta all'interno della moschea, e nella facciata abbiamo i due minareti che svettano. Questo è il tipico modello architettonico delle moschee persiane, che si ritrova in molti dei paesi con un'influenza persiana. Questa è un'abitazione tradizionale trasformata in albergo, per mostrare questo tipo di ambienti molto belli, che sono quelli delle case tradizionali, che comunque poi vedremo più avanti e vi racconterò. Qui siamo all'interno di una piccola moschea, è una passeggiata serale, e in questa rappresentazione che colpisce molto perché io l'ho fotografata perché il richiamo sembra quello di San Giorgio con il drago. In realtà probabilmente l'archetipo è un po' lo stesso, l'uomo che uccide la fiera, via discorrendo, ma è all'interno, diciamo, dell'ingresso di una casa privata, quindi probabilmente è più che altro definibile come una scena di caccia, ma che per noi ha questo richiamo di San Giorgio, che appunto, ripeto, probabilmente è un archetipo un po' consolidato in senso molto più ampio. Qui ci troviamo all'interno, non siamo più a Qom, ci siamo spostati siamo andati più a sud, la città di Kashan, subito dopo Qom, e questa è un'abitazione tradizionale. Le abitazioni tradizionali di Kashan ha una bella concentrazione. In queste abitazioni erano fatte soprattutto da ricchi mercanti, persone che avevano molti soldi, che costruirono le case tradizionali persiane. E l'elemento costitutivo delle case tradizionali persiane qual è? Quello di avere un'abitazione che si gode più dall'interno che dall'esterno, cioè quando tu entri all'interno di una di queste case tradizionali, tu non vedi una facciata, non è come gli edifici occidentali di cui tu hai la facciata e poi entri all'interno dell'edificio. La facciata quasi quasi non esiste, non la vedi, non è neanche un elemento importante da questo punto di vista, quanto è più importante gli ambienti interni. Gli ambienti interni dominati da delle corti, da un giardino interno, dalla presenza dell'acqua e da una disposizione particolare delle stanze, perché comunque ci troviamo a delle latitudini che hanno bisogno anche di particolarità costruttive che limitino il problema del caldo. Quindi l'acqua è un elemento di ricchezza, di benessere in senso generale. Poi abbiamo anche la disposizione delle stanze che poi vediamo. Questo è un ambiente bellissimo con una forte decorazione, con la presenza di un pavone in bassorilievo.
E prima di torno indietro, perché sennò mi dimentico di descrivere un aspetto importante, nella parte sotto, diciamo, questa balconata troviamo un ambiente con delle scale che scende giù. Ebbene, queste sono quelle che in Sicilia si chiamerebbero le stanze dello scirocco. Sono delle stanze estive, degli ambienti prettamente utilizzati nel periodo estivo e che stanno sotto il livello del terreno. Ebbene, quando c'è fuori, ci sono 40 gradi, il miglior modo è quello di stare non solo in ombra, ma soprattutto in ambienti semisotterranei. Infatti, quando si scende al di sotto del livello del terreno, quindi si scende in questa stanza, c'è un fresco incredibile. Ma il fresco non è ottenuto solamente dal fatto che si è sotto al livello del terreno, è ottenuto anche dalla presenza delle torri del vento, di cui ne vediamo due ai lati, ma che nelle prossime immagini ne vedremo ancora di più. Queste torri del vento fanno un effetto combinato, non solo la posizione proprio della stanza, ma anche la torre del vento tende a catturare la circolazione dell'aria che comunque c'è all'esterno e a spingere l'aria calda che c'è all'interno degli ambienti della casa, spingerli fuori e creare un effetto di climatizzazione automatica, anzi naturale, che è meglio dire, all'interno degli ambienti. Quindi la casa è perfettamente climatizzata senza aver bisogno di particolari accorgimenti come quelli moderni del condizionatore. Torniamo indietro, torniamo avanti e vediamo questa immagine che ci mostra una delle scene tipiche che succederà spesso nel corso del viaggio, che è quello di essere fermati da gruppi di ragazzine, soprattutto. Gli uomini sono più timidi da questo punto di vista, ma le ragazzine erano molto più estroverse. Ti fermavano a tratti, a volte ti facevano persino la foto. E in questo caso hanno fermato uno del gruppo per chiedere, per colloquiare da dove provieni, dove vai, perché hanno una grande voglia di mettere in pratica l'inglese, di conoscere nuove persone. E questo cozza molto con la rappresentazione che noi abbiamo di questo popolo, che ci sembra un popolo sempre arcigno, sempre arrabbiato nei confronti degli occidentali. In realtà non è affatto così, anzi, gli iraniani sono delle persone veramente amabili e ospitali, perché ce l'hanno proprio nella tradizione. Questo è un altro degli ambienti all'interno di un'altra abitazione di Kashan. Come vedete, gli ambienti sono meravigliosi anche perché c'è il giardino persiano all'interno, la presenza dell'acqua. Sono tutte stanze previste comunque per temperature molto più elevate, dove si sta spesso in ombra e si esce al sole il minimo possibile. In una delle stanze, dei luoghi dove siamo andati a visitare, sapendo della presenza dei turisti, c'era questo cartello che è anche un po' divertente, dove si dice, si spiega un po' la ragione del velo. E nella traduzione si dice, in realtà il velo islamico è per le donne l'equivalente del guscio di una perla. Il guscio mantiene la perla sicura dai pericoli dell'oceano. Allo stesso modo, il velo islamico deve essere considerato come una protezione e non come un imprigionamento. Attenzione, questa frase che ci fa sorridere in realtà va contestualizzata all'interno di quello che è la visione, l'aspetto culturale dell'Islam. Se per noi l'idea di coprire una donna è un'idea impositiva, che lede la libertà stessa della donna, nella visione, islamica c'è quello di vedere la donna che in genere è o figlia di famiglia, quindi c'è un padre che è comunque riferimento, oppure una moglie. Queste due figure sono sempre sotto il controllo e sotto la giurisdizione di un uomo.
È una società prettamente maschilista, dove non è previsto una grande libertà di movimento da parte delle donne e la responsabilità è sempre maschile. Lo è anche in molti casi, persino del bambino nei confronti della sorellina, che è colui che deve stare attento alla sorellina in quanto donna. Ora, il velo islamico viene visto come un qualcosa che limita, che mantiene l'onorabilità della donna, perché la donna stessa, nel suo essere vestita, nel suo non mostrarsi troppo, mostra una onorabilità. Il mostrarsi occidentale che viene fatto dalle donne, seguendo la nostra tradizione, viene considerato semplicemente un ostentare volgare del proprio corpo, a discapito della propria onorabilità. Chiaramente, questa è l'interpretazione che io do in quattro parole. Bisognerebbe fare un discorso molto più articolato, ma ci fermiamo qui, se no, ci perdiamo nel ragionamento. Questo è invece un hammam, un bagno, dove al centro abbiamo questa vasca. In genere le vasche sono quasi sempre ottagonali. L'ottagono che si ritrova all'interno è la vasca in sé, la vasca con l'acqua, la si ritrova in quasi tutti gli edifici sì, islamici, di cultura islamica, all'interno delle moschee, per esempio, anche se si utilizza per esempio per le abluzioni, che è una fontana con forme diverse, o all'interno appunto delle case tradizionali. L'ottagono è un simbolo molto forte, molto importante, è un simbolo di equilibrio cosmico, è un simbolo della sommatoria del 4 più 4, il 4 è considerato una sorta di numero perfetto, ma anche nella costruzione dell'ottagono la costruzione dell'ottagono avviene attraverso la sovrapposizione di un quadrato con un cerchio, quindi il cerchio che rappresenta, diciamo, il trascendente è il quadrato che rappresenta la terra, la materialità, quindi l'unione delle due cose crea un equilibrio cosmico. Ecco perché lo si ritrova continuamente. E quindi come se questo rappresentasse un ambiente di quiete, di pace, come lo è in questo caso per un hammam, dove tu ti siedi, guardi l'acqua scorrere, anche il rumore ti concilia una certa, dose di serenità. Questo tetto era molto caratteristico anche perché sembra richiamare uno dei tetti di Gaudì, a dire il vero, ma in realtà queste cupole sono delle cupole con dei vetri che permettevano il passaggio della luce solare anche all'interno dei vari ambienti. Qui introduciamo un'immagine, questo è un tetto comunque, là sotto abbiamo una cupola, di una delle torri del vento di cui parleremo molto più avanti, ma che abbiamo già accennato. Qua siamo all'interno di un bellissimo arco aperto all'interno di uno dei mercati tradizionali dei bazar della città di Kashan. Ebbene, questi ambienti sono bellissimi perché poi comunque ci sono i decori islamici. E comunque gli ambienti sono coperti e mantengono sempre una temperatura meravigliosamente stabile al suo interno, perché comunque la visita è stata fatta in un periodo dove man mano che si scendeva verso sud le temperature tendevano enormemente ad aumentare, cioè il caldo si faceva sentire. Questo è il tipico schema di una moschea. Di una moschea sciita, come vedete, abbiamo l'iwan davanti, la cupola di sopra con una forma diciamo a cipolla e i due minareti frontali e poi tutta una serie di archi laterali, quindi di questi ambienti più o meno aperti. Questa moschea è ancora in uso. All'interno di questa moschea, comunque come ambiente totalmente aperto, si svolgono le preghiere. Questa è una bambina, da dire una cosa,
Le bambine in età puberale non hanno il velo. Il velo viene messo quando la bambina raggiunge attorno ai 12 anni e poi avviene come una cerimonia, viene messo il velo e viene reso obbligatorio. Però anche alcune bambine vengono, per abitudine, viene dato anche prima. E qui ci siamo spostati in una località un po' più remota che si chiama Abiané. Questa località è famosa anche, cioè sta diventando una località che turisticamente ha un certo richiamo. La bellezza di questo ambiente così molto chiuso, piccolo, sono quattro case, però hanno uno stile costruttivo ancora molto tradizionale, seppur già si vede un certo sporcamento, perché come vedete i tetti già hanno dei materiali riflettenti, comunque di natura moderna, però invece la facciata viene fatto con un impasto di fango, terriccio, paglia, che è molto molto economico, seppur chiaramente a prima pioggia, cioè ogni anno, ogni 2 anni, comunque va ripreso. Però un conto è comprare il materiale come lo si compra da noi, l'intonaco, che ha un certo costo. Un altro conto è questo tipo di materiale che è completamente ecologico. Lo si impasta con l'acqua e col terriccio, lo si applica e hai risolto i problemi. E tra l'altro è anche fortemente isolante da questo punto di vista. Quindi è un materiale realmente ecologico. Questa è la forma delle case tradizionali di Abiané, dove il balcone è a gettante con il legno, le finestre in molti casi hanno delle grate prettamente in legno per permettere il penetrare della luce, ma non permettere la visione dall'esterno. Queste sono le stradine. E queste sono le ragazzine che ci hanno fermato come al solito per chiederci una fotografia, come fossimo un'attrazione. Ecco una prima immagine. Qui abbiamo una signora con questo copricapo, è un hijab, però è un hijab tipico di questa città, quindi con un colore di sfondo bianco, con queste rappresentazioni a fiori, è proprio tipico di questa località. Mentre sulla destra vediamo la rappresentazione di un militare con la bandiera iraniana. Di questi ne troviamo tanti, poi avremo anche un'immagine, perché sono, diciamo, il ricordo di tutti i soldati morti durante la guerra Iran-Iraq. Una guerra che in realtà ha pesato molto sulla coscienza del paese, tanto che se ne vedono tantissimo. E si vede come il paese non volesse quella guerra e non volesse tutti quei morti che sono andati in battaglia, di cui la maggior parte erano dei giovani. Qua abbiamo delle iraniane che si fanno il selfie, questa è una moda un po' di tutti, e poi appunto il copricapo tradizionale delle signore di Abiané. Un altro balcone di Abiané, sempre in legno, molto più decorato. E questa è una bellissima porta tradizionale decorata. Ecco una cosa che c'è da dire: ci sono due maniglie. Queste due maniglie in realtà non sono solo per chiudere, ma sono anche un modo per poter bussare. Nelle case tradizionali si bussa in una o nell'altra maniglia per far capire se sta bussando un uomo o una donna, perché questo garantisce alla donna che se è un uomo si dovrà coprire necessariamente per aprire, proprio per un forte senso di pudore. Qua abbiamo altre abitazioni e questo è uno di quei piccoli ricordi, ambienti all'interno di una moschea dove si ricorda la presenza di tutti i soldati caduti durante questa guerra. Ecco un altro aspetto molto interessante.
All'interno di una delle moschee vecchie tradizionali di Abyané abbiamo questo ambiente sottostante, perché sopra c'è la moschea, ma di sotto c'è quest'altro ambiente della moschea con quella nicchia che è una nicchia orientata nella direzione della Mecca. Quei 3 gradini che sono il minbar, che sono praticamente il punto dove si siede l'imam per poter parlare. Questo ambiente sotterraneo in realtà è l'ambiente originario del vecchio tempio zoroastriano, perché un po' come succede dalle nostre parti, dove i luoghi sacri permangono nella sovrapposizione, cioè laddove c'era un tempio greco, un tempio romano, viene poi costruita una chiesa. Allo stesso modo, nella tradizione iraniana, persiana, laddove c'era un tempio zoroastriano, che era la religione originaria e la più antica, quindi la pre-islamica e quella zoroastriana, la presenza di tutti questi luoghi zoroastriani comunque vengono mantenute. Poiché nello stesso luogo dove c'era un tempio del fuoco, che è il tempio zoroastriano, viene eretta poi una moschea. Questo è un elemento distintivo molto interessante. Qui abbiamo una coppia in abiti tradizionali, probabilmente non so se erano due sposi o c'era la volontà di farsi una foto tradizionale, fatto sta che erano lì vestiti in questo modo. E in questa immagine presentiamo quella che è la piazza più importante di Isfahan. Ci siamo spostati quindi, diciamo, a metà altezza del paese, in questa importante e storica città. La prima immagine, purtroppo vi faccio vedere, è buia, ma comunque ci saranno altre immagini diurne che mostrano meglio la piazza. Un elemento che vi posso dire, perché la prima foto è notturna proprio perché siamo arrivati di notte, la bellezza di questa piazza è anche che non è solo una tra le più grandi piazze al mondo, è veramente enorme, poi ve la mostrerò, ma è anche un importante luogo di ritrovo per la gente, e anche quando siamo arrivati noi, una cosa stupefacente è stata quella di vedere come una delle grandi abitudini degli iraniani è quella che ogni angolo verde è una scusa per poter fare un picnic. Loro lo fanno un po' dappertutto, lo fanno persino nelle rotatorie in mezzo al traffico. E se vedete al lato di questa foto, sulla destra, c'è un gruppo di persone che vicino alla luce sta facendo un picnic. Ebbene, c'erano tantissimi gruppi. E ricordo che nel camminare all'interno della piazza c'è stato anche un gruppo di persone che ci richiamava, ci diceva direttamente: venite, accomodatevi, mangiate con noi. Cioè, questa è una cosa veramente sconvolgente. È molto bello questo spirito degli iraniani, tanto che se uno non fosse stato in gruppo e fosse stato da solo, sarebbe stato molto bello anche conversare, perché proprio hanno un grande piacere nel conoscere gli stranieri. Questa è un'altra prospettiva della piazza, vi fa notare quanto è lunga, è una piazza anche piena di molta acqua, di tantissime fontane. E questo è il solito gruppo di persone che nel momento, a ogni opportunità, ci ferma e ci chiede da dove provenite, cosa fate, vi discorrendo. Una delle persone del gruppo appunto era... La nostra guida era di origini iraniane e grazie a lei, insomma, c'era anche la possibilità di parlare un pochettino il farsi quando le persone erano in difficoltà magari con l'inglese. Qui siamo di giorno,
una delle caratteristiche di Isfahan che la rende veramente molto bella rispetto, per esempio, Teheran, che è più cupa, è quella di essere una città molto verde. C'è tantissimo verde, ci sono molti giardini e in uno di questi giardini, per esempio, c'erano questi anziani che giocavano a scacchi. Qui ci troviamo in una zona, perché ci stiamo avvicinando alla moschea principale di Isfahan. Ecco, siamo all'interno della moschea di Isfahan, qua siamo in uno degli ambienti. La particolarità di questo ambiente, la ragione per cui l'ho fotografato al di là della ragione estetica, è la forma. La forma di questo locale interno alla moschea è una forma che ha una base della stanza che è quadrata con una cupola emisferica. Ebbene, la cosa che mi ha fatto ricollegare subito a una caratteristica architettonica anche della Sicilia, che chiaramente sono sganciate, potrebbero avere un filo conduttore, ma insomma sto forzando un pochettino da questo punto di vista. E si collega alle cube della Sicilia. La cuba in Sicilia, appunto, lo deriva dal nome, è un edificio cubico, cioè ha una base cubica e una cupola emisferica superiore. Inutile soffermarci troppo anche sul simbolismo, perché abbiamo l'unione del cerchio, che chiaramente è il divino, e il quadrato, che è il terreno. Ma questo tipo di costruzioni che sono di epoca bizantina, comunque stiamo parlando in epoca medievale, in Sicilia furono costruite, che sono una caratteristica proprio siciliana, a fronte anche dell'esperienza avuta in Sicilia della dominazione araba, che comunque ha inciso in quello che è poi anche le caratteristiche architettoniche della Sicilia post-araba. Vedi l'architettura arabo-normanna che si ritrova a Palermo, che ha questo tipo di influenze nonostante poi la dominazione araba fosse terminata. Però si crea comunque un filo conduttore con questo tipo di cultura, anche perché la dominazione araba, che comunque era fatta da delle genti che provenivano dal Nord Africa, comunque avevano una loro influenza culturale dalla Persia. Quindi in un modo o nell'altro c'è sempre una sorta di filo conduttore, anche se più lontano, più spezzato. Una delle caratteristiche più belle, più attraenti delle moschee persiane è quella delle decorazioni. Le decorazioni soprattutto questa di Isfahan, che è veramente un capolavoro, è una moschea che fa parte, che è patrimonio UNESCO, quindi comunque è un edificio di grande valore storico e monumentale. La prima cosa che notiamo, appunto, sono tutte queste decorazioni a piastrellatura. Mostriamo alcuni elementi. Ad esempio, la decorazione a piastrelle, in questo caso, avviene attraverso delle piastrelle che formano delle decorazioni di natura floreale. In altri casi, notiamo quelle decorazioni che hanno un vago richiamo ai motivi geometrici, giusto per spezzare, e poi si ritorna ai motivi floreali che si sviluppano. Chiaramente, coloro che avevano costruito questo tipo di piastrellatura, chiaramente l'avevano costruita in funzione della superficie, cioè tutto proporzionato, non è una cosa che viene sviluppata così e poi termina a un certo punto. Cioè l'ambiente quadrato, il quadrato su cui deve essere sviluppata l'immagine, la decorazione, chiaramente è sviluppato anche da un punto di vista geometrico, con tutti i rigori. Nella parte superiore, la fascia superiore, è tutta un'iscrizione in arabo, con frasi in arabo, che chiaramente hanno un richiamo al Corano. Ancora sopra vediamo quelle parti che sembrano dei pixel, ebbene quelle sono sempre una decorazione ed è un tipo di decorazione che comunque richiama
alle frasi in arabo, cioè quella in realtà è una scrittura araba stilizzata. E quindi in quel quadrato comunque viene racchiusa una frase sempre proveniente dal Corano. Questa modalità è, possiamo dire, uno stile caratteristico di molte delle moschee nelle varie parti del mondo islamico. Chiaramente la caratterizzazione più forte c'è in Iran perché lo stile è persiano, perché comunque c'è una codifica in base alle varie aree del mondo musulmano, perché ogni moschea ha uno stile architettonico proprio. Ecco anche questo angolo, come vedete, lo sviluppo di figure geometriche, tutte quante sviluppano poi a sua volta delle figure geometriche con una forma leggermente diversa, il richiamo è sempre al motivo floreale, però tutte le forme vengono sviluppate proprio a tavolino, affinché poi gli angoli siano perfettamente combacianti con il resto e armonici con il resto della figurazione. Quindi non c'è una cosa fatta così, è una cosa prettamente studiata e le figure, proprio per l'abilità degli islamici nell'utilizzo delle figure, del figurativo, cioè delle figure, delle figure geometriche, volevo dire, c'è una grande capacità nel poterle plasmare e creare delle decorazioni spettacolari. E questa è la parte anteriore del cortile. Questo grande arco viene chiamato Aiwan, poi questa superficie su cui è ricavato l'Aiwan, cioè l'arco, si chiama il Pistak, o Pistash, non lo so pronunciare bene. E questa è una tipica forma, come ho detto in precedenza, delle moschee persiane e i due minareti chiaramente di sopra, nella parte superiore. Questo è un bellissimo esempio di nicchia che è orientata nella direzione della Mecca. Chiaramente c'è qui una decorazione veramente incredibile con tutte le iscrizioni cufiche e tutti i decori. E questo è un dettaglio della estrema finezza raggiunta dalla decorazione. Anche in questo caso il gioco sempre della geometria. Una stella è il richiamo ai giochi geometrici nella decorazione. Davvero, nel viaggio in Iran è davvero spettacolare poi soffermarsi su tutte queste finezze dei vari edifici, perché sono veramente dei grandi capolavori e hanno un richiamo di lunga tradizione. Ora, questa piazza, che è la piazza che vi avevo raccontato all'inizio quando abbiamo introdotto Isfahan, questa enorme piazza, che è il punto centrale della città, mostra in effetti come anche da un punto di vista urbanistico il suo sviluppo mantenga sempre una forma di equilibrio. Anche da un punto di vista, chiamiamolo politico. Perché? Perché nel punto in cui stiamo facendo la fotografia, che è un terrazzo, qui abbiamo il palazzo cosiddetto Ali Kupa. Questo palazzo è il palazzo dello Scià, quindi è un palazzo, un edificio sostanzialmente laico. Di fronte abbiamo una moschea. In realtà è una madrasa, poi abbiamo sulla destra una moschea, la moschea del venerdì, sulla parte sinistra quell'altro Aiwan che vedete in fondo, quello in realtà è il bazar. Quindi si vengono a unire in questa piazza, anche da un punto di vista simbolico, il potere proprio dello Scià, il potere religioso da un punto di vista filosofico,
il potere religioso e quindi la vita religiosa degli uomini attraverso la moschea e il potere economico sono tutti uniti in questa grande piazza. Anche qui mostriamo questa rappresentazione di queste belle fontane che danno proprio il senso di una grande ricchezza, perché chiaramente l'acqua per gli islamici è fondamentale, è la vittoria su quello che sono gli elementi con cui loro si devono scontrare, cioè con il deserto e quindi l'assenza anche di acqua, proprio per le avverse condizioni climatiche. Qui abbiamo una signora che si sente fotografata e si è girata subito, molto sospettosa. E di sfondo vedete il palazzo di cui pa vi parlavo prima, la terrazza da cui abbiamo fatto la fotografia. Ecco in questo caso vi mostro anche la caratteristica della cupola a cipolla di questo ingresso, di questa moschea, sempre nella piazza, e vedete la decorazione floreale esterna, che è tipica proprio dell'architettura persiana. E questo sembra veramente un tappeto persiano. E qua c'è una ragazza che era all'interno, una ragazza iraniana, la vedete con la macchina fotografica. E questo è uno dei capolavori incredibili. Questo interno di questa scuola coranica è una meraviglia, davvero incredibile, in questa stanza totalmente ripiena di decorazioni che dovete pensare che dà la sensazione di un'elevazione mistica, perché se si riflette che la moschea diviene un monumento totale da un punto di vista geometrico, per un certo punto di vista, l'altro punto di vista è quello della scrittura. I decori sono fatti con la scrittura e la scrittura richiama ai passi del Corano. Quindi è come cementificare, come portare nella materia quello che è lo spirito, attraverso la bellezza e l'armonia architettonica che viene costruita attraverso la conoscenza. E qui una cosa molto divertente, perché mentre eravamo all'interno di questo locale c'era un gruppo di ragazze, di studentesse armate di macchina fotografica, sicuramente stavano facendo un corso di fotografia, che avevano adocchiato uno del gruppo. Questo ragazzo, che è quello che sta facendo la fotografia, lo noterete poi anche se andate a guardare i video relativi all'Iran. Questo ragazzo praticamente aveva la particolarità di avere un grande tatuaggio e aveva un look che vagamente sembrava quello di un cantante un po' alla moda. E attirava molto l'attenzione, tanto che in tutto il viaggio è stato fermato da tantissime ragazze iraniane o anche dalle donne per potersi fare una fotografia. E quindi è stata molto divertente questa cosa che si è ripetuta praticamente per tutto il viaggio, tanto che in alcuni casi addirittura alcune ragazzine chiedevano se fosse un cantante o una persona famosa, insomma, è stato un momento abbastanza divertente. E questo è l'effetto ottenuto dalla cupola attraverso la riflessione. Le mattonelle traslucide danno questo effetto di riflessione che veniva definito come la coda di un pavone. Il pavone è un animale che ritorna molto in quello che è la tradizione islamica, lo abbiamo visto anche in una delle abitazioni e lo si rivede come animale rappresentato spesso proprio nella tradizione. Questa che vi mostro è un po' l'artigianato locale. È un piatto con questa bellissima rappresentazione
Di suo non stiamo parlando di una lavorazione fatta a mano, questo è un piatto prestampato, però è ugualmente molto molto bello perché è una decorazione molto fine. E questo è l'interno del palazzo del potere politico, il Palazzo Ali Capu. Questo bellissimo decoro della volta non è solo meraviglioso perché vi fa notare come dalle parti, diciamo, laterali, quindi nelle parti più ampie del cerchio, i decori tendono a stringere, attraverso questa sorta di rami fino ad arrivare al centro. Questa rappresentazione sembra, per certi versi, una rappresentazione, possiamo dire, filosofica, per cui si ha il centro, il punto, la divinità, e dal centro si diparte il tutto, quindi l'uno e il molteplice. Questo concetto che sto cercando di esprimervi anche visivamente, rientra molto anche nel sufismo. Nel sufismo abbiamo, l'unità nella molteplicità. Questo concetto di unità nella molteplicità si intende che Dio è uno, ma diviene molteplice attraverso i suoi attributi. Gli attributi della divinità, che sono i cosiddetti nomi di Allah, che è un concetto anche diciamo molto vicino all'ebraismo, per esempio, quello dei nomi di Dio, in realtà è una modalità con la quale si intende che la divinità si esprime nelle migliaia, nelle centinaia di migliaia di modalità diverse. Quindi la molteplicità. La molteplicità potremmo definirla un po' come se trasposto a quello che è la religione dei greci, cioè Zeus che è la divinità principale, e poi sono tutte le altre divinità secondarie che ognuno ha degli attributi diversi. Quindi abbiamo il dio della guerra, dell'amore, ognuno il dio del mare, dei fiumi e via discorrendo. Ognuna di queste divinità sostanzialmente ha un attributo e rappresenta la molteplicità delle cose, ma fanno tutti capo alla divinità principale. Ora, chiaramente non ci sono più divinità nell'Islam, però c'è un concetto per cui per esprimere il molteplice c'è questo discorso che vi sto facendo. È un po' come potremmo trasporlo anche nel cristianesimo con i santi. Non è proprio la stessa cosa, però in un certo qual senso, per una forma di sincretismo, i santi rappresentano la molteplicità, gli attributi differenti che una volta erano quelli delle divinità greche e che oggi potremmo definire dei santi. E quindi in questa immagine abbiamo l'unità e la molteplicità che si espande. Però l'altro elemento che vi voglio dire è che questo decoro, questo edificio è un palazzo datato attorno al 600, questo decoro mi ha dato subito un vago ricordo la Sala delle Asse a Milano, che mi è sovvenuto alla mente rispetto all'immagine che stiamo vedendo. Dobbiamo dire una cosa molto importante, che noi siamo convinti che all'interno del mondo musulmano non sia possibile alcun tipo di rappresentazione, ma non è così. Cioè, è vero che il figurativismo è sostanzialmente da un punto di vista religioso vietato, però negli edifici laici il figurativismo esiste e comunque ci sono anche molte eccezioni all'interno del mondo islamico, laddove non sarebbe possibile. Avviene una rappresentazione figurativa anche in alcune moschee, c'è qualche esempio, per esempio in Uzbekistan. Ma in questo caso, per esempio, notiamo che essendo l'edificio dello Shah, il figurativismo c'è perché non è un ambiente religioso. E quindi abbiamo queste immagini che hanno un vago richiamo a delle pitture di epoca medievale. Molto semplici, molto abbozzate.
E qui ritorniamo sui decori. Anche in questo caso la meraviglia dei decori. Questi decori che sono fatti appunto con rappresentazioni floreali e con degli uccelli. Questa, se voi ci pensate bene, sembra una rappresentazione del paradiso. Ed è sicuramente l'interpretazione che se n'è voluta dare di questo tetto con cui si guarda e si pensa a una proiezione celeste. Qui questa è un'altra delle cose belle, meravigliose che si ritrovano negli Aiwan delle moschee e sono le mukarnas, questa sorta di stalattiti che in questo caso sono viste da sotto, questa sorta di effetto stalattite che nasconde in realtà tutta una costruzione di natura geometrica, perché se notate ci sono tutta una serie di figure geometriche diverse. Abbiamo una stella a sette punte, poi ne abbiamo una a quattro. Sono diverse, sono piazzate in punti diversi e chiaramente, perché comunque l'epoca era quella, il valore che veniva dato alla geometria anche da un punto di vista più elevato, potremmo dire persino pitagorico, era quello che la geometria esprime il divino con forme diverse. Quindi anche tutta questa costruzione ha chiaramente un significato più profondo, che comunque è sempre difficile da svelare, perché i costruttori avevano sicuramente molta più cultura rispetto ai nuovi moderni che abbiamo perso tutto questo legame con un significato profondo nei confronti di quello che è la decorazione singola di ogni parte. E difatti abbiamo un'immagine più nel dettaglio. Come notate, ogni singola parte presenta un decoro e anche le singole figure tendono a cambiare. Anche qui un altro edificio, stiamo parlando sempre di un altro edificio legato allo Shah, sono tutti edifici a Isfahan, in genere databili attorno al 1600. Davanti abbiamo questo laghetto che riflette le colonne e per questa ragione, cioè era proprio una ragione. La motivazione con la quale era stato fatto questo laghetto, proprio per riflettersi e dare questa bellezza aggiuntiva anche al giardino, proprio perché l'elemento del rispecchiamento architettonico dell'edificio era l'effetto voluto per la bellezza del padiglione. Anche al suo interno abbiamo qui delle rappresentazioni e qui sono ancora più interessanti perché qui emerge molto di più il carattere prettamente orientale delle rappresentazioni. Siamo molto più in tema con quello che è la vita propria persiana e se notate lo stile è uno stile molto orientaleggiante, anzi a tratti sembra persino cinese, se non giapponese. Ebbene, questo stile, che chiaramente ha delle influenze dell'Oriente, comunque è la vita, diciamo, serena, rilassata della corte, che rappresenta vari momenti di vita o varie storie con questa serenità di fondo, anche a livello di gesti. Questa è un'altra delle rappresentazioni, già siamo a una rappresentazione più tardiva in termini temporali, lo si nota proprio anche dai baffoni dei personaggi maschili. Mi ha colpito questa immagine femminile che sembra vagamente richiamare un'immagine rinascimentale, persino sotto certi aspetti un po' a Botticelli. Più che altro, queste sono le forzature che faccio con la cultura,
propria da italiano, di richiamo, ma chiaramente c'è tutto un retroterra culturale che è prettamente persiano e che non rientra in questo discorso che io sto facendo. E questo è sembra proprio conseguenziale, una ragazza persiana, iraniana, che era lì e che abbiamo fotografato perché era veramente molto carina, e molto affascinante. Quello che ho detto all'inizio, si rivelava sempre veritiero, cioè le donne iraniane hanno un grande fascino e anche la modalità con cui riescono a portare il velo le rende veramente molto molto affascinanti. E qui ci spostiamo in un altro ambiente che colpisce molto, perché qui siamo all'interno di una chiesa armena. A Isfahan c'è un'importante comunità armena, i cristiani armeni vivono tranquillamente la loro religione, dobbiamo dire anche di più, ci sono anche delle comunità ebraiche all'interno del paese che portano avanti la loro religione. Senza grossi problemi, non sono discriminati, anzi, diciamo ancora di più. Proprio perché le minoranze vengono tutelate all'interno del Parlamento iraniano, perché il sistema iraniano, per quanto poi sia una sorta di repubblica teocratica, perché comunque fa a capo all'ayatollah, comunque è parlamentare, di natura parlamentare, c'è un presidente. Ma c'è un Parlamento che viene eletto e nel Parlamento vengono eletti a suffragio universale i vari candidati e chiaramente loro hanno considerato anche le minoranze religiose, perché chiaramente siamo in un paese islamico dove la caratterizzazione più forte è quella religiosa più che la minoranza etnica, ma in parte rientra anche l'aspetto etnico. Le minoranze religiose come quelle cristiane e quelle ebraiche e i zoroastriani hanno comunque un numero minimo garantito in Parlamento. Questo ci fa capire anche come un paese che noi rappresentiamo semplicemente come un paese fatto di pazzi estremisti, comunque abbia al suo interno una serie di regole di rispetto anche di coloro che non sono musulmani e che hanno un credo diverso. Anche questa chiesa un po' è questa rappresentazione, cioè non è un paese dove non si possono costruire degli edifici di culto diversi da quelli ufficiali. Chiaramente al suo interno si richiama molto allo stile armeno, quindi allo stile cristiano di una chiesa più orientale. Lo vedete anche dalle rappresentazioni, in questo caso è un giudizio universale, sembra un giudizio universale con un vago richiamo a Luca Signorelli, per esempio, sostanzialmente a quello che erano le rappresentazioni medievali italiane, soprattutto dei pittori italiani. Cioè l'iconografia è sostanzialmente quella. E qui arriviamo a uno dei ponti sul fiume Zayandeh. Il fiume Zayandeh è il fiume che attraversa Isfahan. Questo fiume siamo stati fortunati a trovarlo intatto. Perché? Perché a monte ci sono delle dighe che intercettano il corso dell'acqua e in molte stagioni dell'anno, proprio perché l'acqua è importante, viene completamente intercettata e quindi è totalmente praticamente a secco risulta. Salvo in alcuni periodi come in quello in cui siamo andati. Ebbene, questo bellissimo ponte, che è un ponte storico, è un ponte che si attraversa e la sera è un punto di riferimento per le persone che passeggiano. Difatti, i giovani, i ragazzi, siamo qui al tramonto, nonostante fosse l'ora in cui doveva esserci la preghiera, perché si è appunto per l'orario del tramonto. E il muezzin cominciava a intonare il suo canto, i vari giovani passeggiavano, si intrattenevano, alcuni camminavano mano nella mano per far capire che comunque l'Iran, per quanto abbia un'interpretazione rigida della vita, comunque è molto più aperto, soprattutto nelle grandi città. Certamente un certo tipo di dinamiche non le si possono vedere
nei paesi più piccoli, dove il senso della tradizione è molto più forte e i problemi sarebbero ancora maggiori. Nelle grandi città è già tutto un po' più libero. Quindi quella sera c'era un via vai di gente. L'altra bellissima cosa era quella che all'interno del ponte, perché il ponte comunque al suo interno è coperto, ci si può passeggiare, ci sono questi ambienti dove la gente vive come fosse una sorta di piazza, ebbene questi anziani si riunivano per cantare e cantavano alcune poesie di Hafez. Hafez è uno dei poeti, possiamo definirlo il Dante per i persiani, il canzoniere è famosissimo in Persia, addirittura è utilizzato come un libro per ottenere le risposte. Si apre una pagina a caso pensando a qualcosa che si vuole ottenere e si ottiene una risposta attraverso il canzoniere di Hafez. Questi anziani cantavano le poesie di Hafez. È quello che vi dicevo, ogni occasione buona per poter fare un picnic, anche qui in una grande rotatoria. Abbiamo una giovane coppia che sta facendo proprio un picnic serale, ma praticamente siamo in mezzo al traffico. Qui ci siamo spostati ulteriormente, siamo usciti da Isfahan e siamo andati a Maybod. E qui vedremo poche immagini. La cosa che colpisce è questo piccolo paese, questa piccola città, di lontananza vediamo il deserto e i monti. Bene, dai monti lontani provengono quello che sono anche la possibilità di essere alimentati attraverso l'acqua. Perché i persiani, per vincere il problema della carenza di acqua anche negli ambienti più ostili, avevano costruito degli acquedotti. Gli acquedotti persiani, di natura persiana, sono tutti sotterranei. Loro scavavano dei pozzi verticali ogni tot di metri e intercettavano la falda acquifera e a un certo punto creavano un acquedotto sotterraneo con una leggera pendenza che poi arrivava al paese. Questi condotti potevano essere di svariati chilometri, quindi rispetto alla tecnica romana degli acquedotti aerei visibili, loro li facevano sotterranei perché chiaramente si limita anche la dispersione dell'acqua in questo caso. E all'interno di questa cittadina si notano molti aspetti dell'architettura tradizionale. Uno degli aspetti di architettura tradizionale sono le ghiacciaie. Questa qui che vediamo è una ghiacciaia. Cioè loro cosa facevano? Prendevano nel periodo invernale, qualora le condizioni fossero anche di una nevicata, perché siamo comunque in una zona desertica, ci fosse una nevicata, potevano prendere la neve e metterla all'interno di questa ghiacciaia. La ghiacciaia a sua volta, per mantenere una sua termoregolazione, non solo è fatta con dei materiali e quindi una parte è proprio sotterranea, ma abbiamo piccole torri del vento che creano una circolazione, quindi cacciano via la parte dell'aria calda e creano un raffrescamento continuo. Come ci sono le ghiacciaie, ci sono anche i vari serbatoi per la conservazione dell'acqua. E qui ci siamo spostati invece a Yazd. A Yazd, è la città, potremmo definirla, delle torri del vento. Il sistema delle torri del vento l'abbiamo raccontato, praticamente volendo andare un po' più nello specifico, come in questo edificio che è quello più famoso di Yazd, ed è anche famoso proprio per il fatto che questa è la torre più alta di tutto l'Iran. Bene, la torre del vento che cosa fa? Nella parte superiore ha proprio come degli spicchi da cui il vento viene catturato e poi ci sono dei condotti verticali che scendono all'interno dell'edificio. Ebbene, cosa succede? La circolazione avviene un po' per la cattura del vento nella parte superiore. L'aria va a scendere, in alcuni casi addirittura passa
davanti o comunque nello stesso ambiente in cui c'è una vasca sotterranea, quindi ottiene un effetto di raffrescamento, o comunque passa in ambienti sotterranei ottenendo una diminuzione della temperatura e spinge all'esterno quello che è l'aria calda, quindi ottenendo un'autoregolazione perfetta. Tant'è vero che in tutte le volte che si andava in questi edifici tradizionali si stava benissimo. Poi possibilmente scopre una moschea moderna e invece utilizzavano l'aria condizionata, proprio perché si è perso tutta la tradizione del fare le cose per bene. Questa è una bellissima cupola, come vedete c'è sempre il ritorno di quello che sono i richiami alle decorazioni geometriche. E qui siamo in una delle piazze di Yazd, uno dei locali in cui si vendevano i vari prodotti. E qui c'è una bambina molto simpatica a cui abbiamo fatto diverse fotografie. Noi dicevamo scherzando che sembrava Santa Rosalia. In effetti sembra una nostra santa, come la santa che viene messa nel fercolo. Comunque è un abito proprio sicuramente di una famiglia molto tradizionale, perché essendo piccola come bambina non avrebbe bisogno di essere vestita in questo modo, potrebbe anche avere un vestito normale. E qui abbiamo una foto in notturna dove si nota la grande quantità delle torri del vento in tutta la città, come questa. Qui ci siamo spostati, siamo nella parte più periferica della città e una delle caratteristiche di Yazd è quella anche di essere una città storicamente importante per quello che è la presenza degli zoroastriani. La comunità zoroastriana, cioè intanto la religione zoroastriana è la religione più antica, quindi la religione pre-islamica, pre-esistente all'interno dell'Iran e della Persia. Chiaramente poi l'arrivo dell'Islam ha sconvolto tutto, però le comunità zoroastriane permangono a tutt'oggi, cioè viene portato avanti il culto zoroastriano. Il culto zoroastriano che comunque si è modificato nel corso del tempo. Ecco qua abbiamo uno degli esempi di modifica. Quelle montagnette che noi vediamo laggiù, di cui poi vedremo altre immagini, sono le cosiddette torri del silenzio. Praticamente in questi luoghi venivano letteralmente lasciati i corpi delle persone. Qual è il rituale nell'ambito della morte? Per i zoroastriani, avendo un enorme rispetto di quello che è l'ambiente in cui vivevano, per loro, all'atto della morte, il corpo non poteva essere né bruciato né seppellito, perché questo avrebbe contaminato gli altri elementi. E allora l'unica cosa che loro riuscivano a fare, da un punto di vista proprio religioso, era quello di metterle nelle torri del silenzio, cioè erano questi ambienti alti, più separati, dove venivano lasciati i corpi e nel corso dei giorni venivano divorati dai corvi. Sembra una pratica incredibile e molto crudele, chiaramente per la nostra cultura lo è, ma era questo era il destino anche persino per i sovrani, che comunque avevano il culto proprio di questa religione. Queste sono le ultime torri del silenzio che sono rimaste ancora presenti. C'è da dire che questa pratica non è più in uso, già dagli anni 60 fu richiesto alle comunità zoroastriane di cambiare per ragioni igieniche questo tipo di pratica e sicuramente con grandi pressioni si è riusciti a cambiare, a modificare questo tipo di abitudine e ormai i zoroastriani hanno un loro cimitero che è quella parte recintata al lato. I corpi ormai vengono seppelliti come tutti gli altri. Permangono questo tipo di attività in India perché
Una parte della la parte più occidentale dell'India fu invasa dai persiani e quindi c'è una parte di permanenza della cultura persiana e ci sono delle comunità zoroastriane a tutt'oggi presenti e lì in quelle zone ancora si pratica questo tipo di pratica rituale dei morti, cioè vengono messi nelle torri del silenzio. Questo è l'interno di una torre del silenzio, i corpi venivano deposti in questo ambiente ampio, quello era il muro che non permetteva la visualizzazione dall'esterno della decomposizione dei corpi. Una volta che i corpi venivano completamente mangiati dagli uccelli, a quel punto tutte le ossa venivano buttate al centro come una sorta di ossario. E qui invece abbiamo un tempio zoroastriano. Non è un tempio antico, è un tempio dell'Ottocento, ma è un tempio zoroastriano. Sopra abbiamo il tipico simbolo zoroastriano. Ecco qui nel dettaglio, sicuramente un'immagine che molti avranno visto. E qui c'è un'altra moschea. Una cosa da dire prima che la dimentico: all'interno dell'edificio, viene chiamato il Tempio del Fuoco. Perché il Tempio del Fuoco? Perché al suo interno arde un fuoco perenne. Infatti, una volta entrati, c'è una zona dedicata al fuoco che arde sempre. Loro dicono che arde da 3.000 anni. Perché in realtà il fuoco non va mai spento, va sempre mantenuto acceso, che è una sorta di legame con la divinità. Anche questo è un dettaglio di una decorazione, di una moschea. E qui abbiamo un signore anziano incontrato casualmente, che mi ha colpito proprio perché sembra un siciliano, più che un iraniano. Qui ci siamo spostati ancora più a sud. Qua stiamo arrivando nella città di Shiraz. Poco prima di giungere a Shiraz, purtroppo siamo arrivati tardi, siamo giunti al sito archeologico della tomba di Ciro il grande re grande re persiano. Questa è l'unica immagine che riesco a ottenere, sono riuscito a ottenere, della tomba di Ciro. E qui c'è una cosa molto carina. Allora, da un lato abbiamo l'ingresso al sito di Pasargadae, che è quello della tomba di Ciro. E poi abbiamo un cartello che mostra i morti, l'abbiamo detto, sono tutti morti uccisi durante la guerra Iran-Iraq, che vengono periodicamente in ogni angolo del paese, insomma, vengono mostrati. E poi abbiamo un altro cartello, una frase di Khomeini, che è molto divertente perché è posta su un sito turistico, quindi è molto strano. E sostanzialmente dice che il mondo intero dovrebbe sapere che tutti i problemi della nazione iraniana e delle altre nazioni sono causati dagli stranieri, dall'America. E le nazioni musulmane odiano gli stranieri in generale e gli americani in particolare. Cioè, è divertentissima che tu la metti in un sito turistico. Infatti, è stata una cosa molto divertente, ma in realtà non rappresenta realmente lo spirito degli iraniani, perché questa ha più una connotazione politica. Il problema è che gli stranieri hanno causato enormi problemi al paese, hanno influenzato la vita non solo politica, ma anche e soprattutto economica dell'Iran. Quindi è chiaro che il messaggio di Khomeini ha questo tipo di matrice, ma poi gli iraniani sono molto aperti con gli stranieri. E qui siamo giunti all'importante, al famoso sito di Persepoli. La città di Persepoli, è una città che si sviluppa, diciamo, come un altopiano. Cioè, queste sono le mura della città da cui si entra. Però queste mura sono erette in altezza, quindi non sono allo stesso livello del terreno da cui si entra.
Si entra attraverso le scalinate laterali, come lo vediamo, due scalinate laterali. Queste scalinate hanno un'alzata molto ridotta, proprio per accogliere gli stranieri senza fare troppa fatica. E poi si arriva nella parte superiore che è l'ingresso. Questo è l'ingresso monumentale, con queste due figure che hanno un volto umano e il resto un corpo da bovino, e questa è la porta d'ingresso principale, come dicevamo, con le varie iscrizioni, come vedete, nelle varie lingue del regno, ed è questo un poema in cui si tende a ripetere: io sono il re dei re, cioè è un'ode praticamente al re persiano. E questa è la bellissima sensazione di trovarsi all'interno di questo ingresso monumentale. Come vedete, anche le colonne nel tradizionale stile persiano. E qui cominciamo con la parte più interessante dell'edificio. L'edificio di suo fu devastato perché fu distrutto da un incendio. E il sito poi fu abbandonato per lungo tempo, subì comunque delle devastazioni. Però quello che è rimasto intatto ed è meraviglioso come rappresentazione sono i bassorilievi. I bassorilievi di Persepoli mostrano molto del carattere dei persiani, che è vero, erano un popolo invasore, era arrivato sino alle porte dell'Europa, cercando di conquistare persino la Grecia. Ma in questo edificio, cioè in quello di Persepoli, la rappresentazione è totalmente diversa, cioè non è una rappresentazione della potenza, ma quanto una rappresentazione della fratellanza. Infatti, in tutto il sito, tutti i bassorilievi sono dei bassorilievi che mostrano i popoli che vanno, portano dei doni al re, e al re dei re, come veniva definito il re persiano. E tutti questi popoli, ognuno con la sua capigliatura differente, ognuno con un dono differente, si prendono per mano e hanno tutti dei gesti amichevoli, come potete vedere. Vedete, si prendono per mano l'uno con l'altro. Queste sono invece le guardie degli immortali, con la loro tipica acconciatura orientale, tipica dell'epoca. E qua un dettaglio. In tutta la rappresentazione di Persepoli sono tutte figure maschili. Curiosamente, l'unica figura femminile è nel fulcro di questo carro. È curioso, sicuramente ha una forte valenza simbolica il fatto che l'unica donna venga messa nel fulcro. Quindi sì, non c'è una rappresentazione estesa delle donne, però poi diviene l'elemento centrale nella vita di ogni uomo. Qui vediamo una donna che fa la foto a suo figlio. E qui il sito di Persepoli visto dall'alto. Chiaramente non stiamo a spiegarlo, ma era diviso in varie sezioni, ognuno c'era una differente stanza, c'era la stanza del tesoro, le stanze di rappresentanza. Purtroppo non è rimasto tantissimo perché c'era solamente il basamento da questo punto di vista. E poi ci siamo spostati nel vicino sito. Questo sito è il nome, non me lo ricordo perché è veramente complicato e impronunciabile. Vi posso solamente dire che a pochi chilometri di distanza, e qui si trova un altro pezzo di storia della Persia e anche collegata a noi. E qui troviamo le tombe dei re. Le tombe dei re che sono più tombe di rappresentanza, non ci sono i corpi al loro interno, ma è importante dire che queste tombe furono comunque commissionate dai vari re. Qui abbiamo la tomba di Dario, la tomba di Serse, di Artaserse. Tutte queste figure sono figure che hanno avuto a che fare soprattutto nello scontro con i greci. Cioè sono quei re che sono arrivati sino in Grecia e che poi hanno avuto difficoltà nel poter conquistare la Grecia,
veramente, ma sono figure con cui anche noi europei dobbiamo ritrovarci. Quindi, per quanto ci troviamo in un ambiente molto lontano, questa è una storia anche nostra, se vogliamo dirla, ed è una storia che vediamo sotto l'altro punto di vista, il punto di vista dei persiani che volevano giungere sino in Europa. Anche questo è un bellissimo bassorilievo. Questa zona è piena di bassorilievi rappresentativi, commemorativi del potere dei re. Questo bassorilievo, rappresenta la vittoria di uno dei re persiani sull'imperatore Valeriano. C'è da dire questa cosa: l'impero romano a un certo punto si scontrò contro i persiani, i quali arrivarono praticamente nelle parti nord dell'Iran, tanto che nella zona nord dell'Iran c'è persino un ponte romano. Di pensare di trovare un ponte romano in Iran sembra strano, eppure è così, perché i romani arrivarono proprio fin lì. E appunto l'imperatore Valeriano non solo fu sconfitto, ma fu proprio catturato dal re persiano. Qui siamo a Shiraz, siamo in una delle moschee, siamo arrivati al suo interno, e questo è quell'effetto di cui vi ho parlato all'inizio. Anche questa moschea molto carica presenta questa decorazione fatta tutta a specchi. Sicuramente molto bella, ma appunto è anche troppo pesante. Invece questa è una moschea moderna, nuova. E già vedete quanto sia molto più brutta, a dire il vero, molto meno affascinante come ambiente. Un effetto della modernità, la presenza dei punti dove poter caricare il cellulare, anche in Iran, insomma, è arrivata la modernità. E invece qui siamo al mausoleo di Hafez. Hafez, come ho detto, il poeta nazionale. Questo mausoleo ne commemora la grandiosità. Quando siamo andati in questo luogo c'era anche un signore che recitava le poesie di Hafez, lo potrete vedere anche se cercate i video del mio canale, perché io ho pubblicato tutte queste questi piccoli spezzoni di video in cui si nota proprio la vita normale come scorre in Iran. Questo è il tetto del mausoleo di Hafez. E qui sono due ragazze che erano presenti lì. Questa fotografia mi ha colpito perché mostra un po' le timide aperture che ha l'Iran nei confronti delle donne. Cioè, queste due ragazze in realtà non dovrebbero stare vestite così. Cioè, sono vestite sì sportive, però hanno degli abiti attillati, quindi chiaramente siamo fuori da quello che è un anziano direbbe, insomma, non siete vestite bene, perché non vi mettete degli abiti larghi? Perché tra le prescrizioni musulmane c'è quello di non avere appunto gli abiti attillati. Perché? Perché chiaramente c'è un po' il pensare alle forme delle donne. Però queste chiaramente trasgrediscono. E poi al contrario, c'è una ragazza che veste in maniera totalmente tradizionale, sembra una stramonaca che legge le poesie di Hafez. Qui andiamo in una delle moschee più famose di Shiraz. È famosa e soprattutto va visitata al mattino perché da queste finestre entrano i raggi del sole e con i vetri colorati l'effetto è veramente meraviglioso. Questa è la tipica moschea di Shiraz in cui tutti fanno la fotografia con la vetrata, la fanno anche con lo sfondo. Quest'altra immagine è molto bella perché c'è una signora anziana che è andata in un forno. Questo è praticamente l'esterno di un forno. In questi forni dove si prepara il pane, la signora ha comprato il pane, lo appoggia qui, lo piega e se lo mette nella busta. E la signora molto gentilmente, vedendoci come gli strani, ci ha dato un pezzo di pane a ognuno. Un bel gesto, però gesti di vita quotidiana. Infine anche questa immagine, molto bella,
mostra qua siamo all'interno di un bazar, era un bar all'interno di un bazar, e colpisce perché c'è questa rappresentazione di questo harem femminile dove c'è la figura maschile che serve alla donna, sicuramente sarà un eunuco per poter entrare. Però è curioso questo aspetto, la donna servita dall'uomo in una società prettamente maschilista. E questa è la foto di gruppo. Di tutto il gruppo che era partito per questo viaggio. Viaggio che, dico con molta tranquillità in conclusione, è stato uno dei viaggi che più mi ha colpito, perché l'Iran è un paese molto importante, che ha una grande cultura, e viaggiare in Iran per i pochi giorni che abbiamo viaggiato, erano 9 giorni. In realtà è un po' come fare un viaggio rapidissimo per l'Italia. Vai nelle città principali, te le fai 2 o 3 giorni tra Roma, Milano, Firenze, Venezia, pensando di aver visto un paese. Ecco, l'Iran è in questo modo. L'Iran in realtà è un paese che andrebbe visto lentamente per ogni sua parte, perché c'è una enorme quantità di aspetti culturali e di monumenti che vanno completamente scoperti. Quindi, in realtà, anche in questo caso, l'Iran è risultato un viaggio inatteso, inaspettato, perché questo paese, che viene normalmente rappresentato come un paese ostile agli stranieri, è praticamente l'esatto contrario. Ed è la ragione per cui spero in futuro di poter tornare e poterlo conoscere ancora meglio, poter avere un contatto ancora maggiore con gli iraniani stessi, perché sono veramente un popolo molto colto e davvero molto molto interessante da scoprire e da conoscere.